Buon pomeriggio, buon venerdì 4 dicembre, per cui oggi saremo insieme. Io sono Stefano Benvenuti, controllo se sono online mentre parlo, mi arrivano le notifiche per cui penso di sì, ma meglio controllare. Ta, pagina, vediamo un po'. Penso di sì, vedo un'immagine. Benissimo, allora ciao, ciao chi è online qui con me, non vedo nomi o altro, per cui se... Ciao Greta, benissimo, allora, benissimo, piacere a tutti, ciao Greta, ciao a chi è con me, io sono oggi, perché oggi voglio rispondere alle domande ricevute durante la settimana. Ma soprattutto questa puntata della live Incartati sarà specificatamente concentrata, darà un po' di indicazioni su come evitare lo spam. Ora, l'argomento dello spam. Ciao Alessio, Alessio, ben trovato. Con Alessio mi sono sentito al telefono una mezz'oretta fa, ma ha ascoltato anche mentre facevo l'ordinazione al Burger King con cibo molto bio, poco bio. Scherzi a parte, oggi l'argomento sarà molto incentrato sia a rispondere alle domande ricevute, ma sarà anche interessante perché andremo a guardare quelle che sono le indicazioni che io conosco e che ho anche trovato perché sono andato a cercare qualcosa di specifico riguardo a lo spam e come evitarlo. Ora c'è da dire che io sono passato da Infusionsoft a Kartra proprio perché la deliverability era molto superiore su carta rispetto a Infusionsoft. C'è da dire che però, ciao Parite, c'è da dire che però può sempre migliorare e molto dipende anche da noi, però l'argomento ora lo affrontiamo nel dettaglio. A questo punto io tolgo di mezzo quello che non serve. Vi ricordo che se hai bisogno di informazioni, se hai bisogno di farmi una domanda anche mentre stiamo online, tranquillo, se stai guardando questo video in registrata, tranquillo, scrivi la domanda. Io, se sono in live, finisco l'argomento di cui sto parlando, risponderò direttamente o in alternativa, se lo stai guardando in registrata, io riceverò una notifica e ti risponderò direttamente a quella che è la tua domanda. O nella peggiore dei casi, se c'è bisogno di un approfondimento, sarà una delle domande a cui risponderò alla prossima puntata di Incartrati, questo è il nome della rubrica del gruppo di Kartra Italia, ok? Per cui, allora, vediamo un pochino, tolgo di mezzo tutto quello che non serve, chiudo WhatsApp, chiudo quello che non mi serve, chiudo Skype. Safari, lascio aperto solo Chrome. Come avete passato la settimana? Vediamo bene. Ora chiudo anche questo, tolgo il loghetto Incartrati perché ora durante la live, durante la condivisione di schermo, ecco qua, durante la condivisione di schermo non ci sarà bisogno. Questa è l'inizio della prima slide, ok? La prima slide in cui ti presento il pirata, perché oggi appunto parleremo con un approfondimento sullo speciale, sullo spam Kartra, che secondo me è uno strumento meraviglioso, serve per semplificarsi la vita. Innanzitutto, se non l'hai ancora fatto, io sono Stefano Benvenuti, vai su stefanobenvenuti.com, clicca su Scoprire Kartra in italiano, ricevi gli accessi per il tutorial di Kartra in italiano, ricevi una serie di informazioni che ti semplificheranno ancora di più la vita perché tutti quelli che sono i funzionamenti di Kartra vengono spiegati direttamente in italiano. Io ho creato questo sito, ho creato questi contenuti e lo faccio per condividerli, ma anche perché comunque io... Non sono un dipendente di Genesis, la creatrice di Kartra, sono un affiliato e guadagno nel momento in cui le persone utilizzano Kartra tramite il mio link di affiliazione. Un motivo in più per fare un salto sul sito stefanobenvenuti.com, sicuramente che se tu vai in home page puoi scaricare il funnel gratuitamente, il funnel acchiappa contatti. Un funnel acchiappa contatti che a cosa serve? Serve per
dare delle informazioni, creare una lista. Come crei una lista di contatti? Dandogli qualcosa, ok? Io ti do qualcosa e ricevo qualcosa. Cosa ti do? Magari un PDF, un ebook, e ricevo che cosa? Le informazioni dei tuoi contatti, il nome e la mail, per semplificare. Ma soprattutto quando ricevi il nome e la mail, puoi direttamente con questo funnel andare a richiedere un appuntamento ai tuoi contatti. In questo modo, quando c'è l'appuntamento, puoi andare a vendere le tue consulenze, puoi andare a vendere il tuo tempo, puoi andare andare in trattativa per capire quali sono i bisogni dei tuoi contatti. Il funnel è completo di pagine, è completo di liste, di tag, di email, di sequenze, è completo. Devi solo personalizzare i colori, i contenuti, e per il resto lo puoi direttamente utilizzare nel tuo account. Anzi, se ancora non l'hai fatto, vai su stefanobenvenuti.com, scorri un pochino in basso e quando vedi questa immagine, omaggio Kartra, clicca su scarica il funnel, lascia i tuoi dati e ricevi tutto per email, ok? Inoltre, sempre sul sito e soprattutto entro il 6 dicembre, ti ricordo che puoi acquistare il tuo posto per il webinar che tengo sulla progettazione e la creazione di pagine in Kartra. Il fatto che il builder utilizzato da Kartra è molto semplice, sembra molto semplice, non è detto che poi lo sia, perché appare semplice. A volte io, quando vedo le persone che fanno le cose che a me sembrano semplici, poi ci provo io e non ci riesco. Quando vedi un cuoco che gira la frittata per aria, lo faccio io e casco per terra o si incolla al soffitto. Se vedi qualcuno che gioca a biliardo, sembra una cavolata, lo provi tu e invece non, le palline vanno dove gli pare a loro. Se vuoi creare pagine professionali, se vuoi passare da livello principiante a livello esperto in 2 ore, prendi il biglietto per il corso Kartra. Oggi il corso, fino al 6 dicembre, è a 57 euro, crescerà e diventerà 97 dopo il 6 dicembre fino al 10 di dicembre, ma ancora 57 euro. Inoltre c'è anche un inoltre, perché per chi acquisterà il biglietto adesso a 57 euro, c'è in omaggio un coupon sconto per acquistare una consulenza di Kartra al 25% di sconto, ok? Per cui acquisti il biglietto e in più hai anche uno sconto per acquistare una consulenza one to one di un'ora su Kartra con me, chiaramente, ok? Detto questo, io direi, se ancora non l'hai fatto, di andare su stefanobenvenuti.com, risorse, prova Kartra, e vai direttamente a poter provare Kartra. Hai accesso direttamente alla prova di Kartra per $1, ok? Ok, la pubblicità, il lato marchetta è completato. A questo punto, quello che ti invito a fare è di seguirmi, perché prima risponderò alle domande ricevute. Allora, la prima domanda è: che strumenti usare per disegnare un funnel? Ce ne sono diversi. Infatti ho ricevuto diverse risposte, ma ce ne sono, secondo me, di conosciuti e meno conosciuti, ce ne sono di più semplici e più complessi. Ad esempio, lo strumento che secondo me da cui dovremmo partire è carta e penna. Greta, che è qui in mezzo a noi, diceva: io preferisco carta e penna perché così sviluppo anche la mia fantasia. È vero, perché partendo da carta e penna è più semplice, perché non è che devi avere strumenti, hai una penna, un foglio bianco, inizi a disegnare i quadratini. L'importante è capire come funzionano. Certo, ad esempio, utilizzando un altri strumenti, quindi ad esempio dei programmi, puoi avere la facilitazione di essere più organizzato, di eliminare gli errori, di lavorare con più ordine, di salvare quello che hai fatto per poterci rientrare. Ma se le cose le sai fare su carta e penna, sicuramente le sai fare dappertutto. Non è detto l'opposto. Perché mentre siamo carta e penna, esatto, mentre usiamo carta e penna, dobbiamo sforzarci di elaborare da dove partire e dove arrivare. Quando utilizziamo i programmi, spesso con l'idea di utilizzare alcune funzioni, poi perdiamo di vista l'obiettivo. Il secondo strumento che secondo me che io ti consiglio, se vuoi utilizzare qualcosa di gratuito e di semplice, la funzione fogli di Google, che tutti penso conoscete, la funzione
per scrivere un documento Word, per capirci, Word di Google, ha un componente che si può scaricare. Se vai su strumenti, aggiungi componente, cerca Lucid Chart. Lucid Chart è una funzione che ti permette di creare dei chart, dei flow chart, cioè dei degli algoritmi. Questi algoritmi sono molto semplici e molto carini da utilizzare, perché permettono di rappresentare in forma visiva quello che è il processo del tuo funnel. Quindi carta e penna si può partire, l'altro è Lucid Chart, una funzione gratuita di fogli di Google. In alternativa, forse il più conosciuto di tutti, Funnelytics, funnelytics.io, esiste una versione freemium di Funnelytics. Funnelytics è uno strumento molto molto ben fatto, che ti permette di creare questi funnel e di rappresentarli in blocchi, mettendo i vari componenti. Quindi mando la mail, la persona fa opt-in, quindi c'è la pagina di opt-in, poi c'è la pagina di thank you, a questo punto c'è la mail che arriva, il tag che si aggiunge dall'alto, poi c'è la condizione, se la persona ha già chiesto informazioni lo mando da una parte, se non l'ha mai chiesto lo mando da un'altra. Per cui puoi disegnare con Funnelytics tutto quello che è il tuo funnel. Funnelytics in versione non freemium costa $99 al mese, se ricordo, $89-99 al mese. Esiste Geru, io utilizzo Geru, è una versione che si acquista una volta e poi non si paga più. L'ho pagato $167-168 in promozione. Non ha le funzioni di Funnelytics, però per quel che mi serve, chiaramente io partivo da carta e penna, per cui già Geru è un avanzamento successivo. Geru è una funzione proprio per creare funnel. La cosa importante che hanno sia Funnelytics che Geru è che puoi collegare a questi funnel anche le tue sorgenti di traffico. Cioè tu puoi dire a questi due programmi se il traffico arriva da traffico casuale, spontaneo, oppure se arriva da sponsorizzate che fai su Ads, su Google Ads o su AdWords, oppure se fai su Facebook Ads. In questo caso puoi andare anche a segnalare qual è la pagina di partenza, qual è il costo di acquisizione del lead, qual è l'incidenza di conversione delle singole pagine, per andare anche a calcolare qual è l'investimento che tu hai bisogno per raggiungere un obiettivo, qual è l'obiettivo probabile che potresti andare a raggiungere, considerando ad esempio che la prima pagina il 10% converte, la seconda pagina il 30%, la mail l'aprono il 20-30%, il click lo fanno in 20 persone. Cioè andare a calcolare con questi strumenti come sviluppare non solo il processo logico della costruzione del messaggio, ma andare a calcolare anche qual è ipoteticamente il ritorno che hai sull'investimento, per capire quando vai a superare il cosiddetto break even, quando vai a guadagnare e superi l'investimento, il guadagno supera l'investimento che stai facendo. In alternativa esiste lo strumento che ci ha mostrato anche Alessio Palmieri, che ha fatto il battutone su carta e penna, che si chiama Beautiful AI. È uno strumento inventato per creare più le per creare più delle presentazioni, ma c'è una funzione molto carina che quando tu sviluppi i blocchi, lo schema blocchi, puoi anche far capire dove è il flusso. Facendo capire dove è il flusso, tu puoi dire da questo blocco vai a quest'altro, poi vai a quest'altro, poi vai a quest'altro, così l'occhio di chi guarda è facilitato nel comprendere qual è il percorso che si sta facendo e capire anche, oltre che questo, anche quando devi presentare le tue idee, come proseguirà lo sviluppo e come si passerà da un blocco all'altro, per capire anche dove le informazioni vanno e anche per verificare che il ragionamento che noi stiamo facendo è un ragionamento positivo. Un aspetto da considerare è che però solo questi due, Funnelytics e Geru, hanno dei template all'interno. Avendo dei template all'interno è comodo, perché avendo dei template all'interno tu puoi andare anche a utilizzare degli strumenti che sono dei template che già esistono, quindi template per il lancio del prodotto, per creare webinar e così via. Ok? Benissimo, abbiamo risposto a quale strumento usare per disegnare un funnel. La domanda successiva è:
Carrello carta più scomodo rispetto a WooCommerce o PrestaShop. È chiaro che il carrello carta è probabilmente più scomodo rispetto a WooCommerce o PrestaShop, ma perché? Perché il carrello è una delle funzioni di carta, è soltanto una delle funzioni, non è la funzione principale. È una delle funzioni perché carta nasce per supportare la vendita di servizi per marketer, nasce per supportare la vendita di servizi che possono essere corsi, videocorsi, coaching, la vendita del tempo, la vendita di appuntamenti, non è tanto creato per la, può essere utilizzato per vendere i prodotti, ma non è creato specificatamente per vendere multiprodotti. Non è Amazon, non è Zalando, non è un sistema che permette di vendere diversi prodotti o di accumulare, di creare delle wishlist. Per questo esistono strumenti, esiste WooCommerce, PrestaShop, io amo Shopify, ma permette di vendere un prodotto alla volta. Oggi permette anche di venderle multi quantità dello stesso prodotto. Anziché prendere una penna, poi decidere di venderne, di comprarne 100, di comprarne 1000. Nessun problema, si può fare. Puoi aggiungere eventualmente anche una bump offer, cioè una vendita aggiuntiva. Oltre alla penna, compra il corso per imparare a scrivere. Facciamo un esempio. Detto questo, io posso comunque andare a integrare il mio e-commerce esterno tramite Zapier con Cartra. Posso comunque, sì, non ho la funzionalità di Cartra che mi permette di vendere come PrestaShop, come WooCommerce o come Shopify, posso però utilizzare Cartra come strumento di marketing per integrare tramite Zapier l'e-commerce che preferisco con le funzionalità di marketing, per esempio per taggare l'utente in base al comportamento, in base all'acquisto, in base alla visita di una pagina e magari mandargli una mail per dirgli: ah, ti piacciono le scarpe nere in pelle? Lo sai che le scarpe nere in pelle del nostro negozio sono le migliori d'Italia, oppure hanno vinto il premio XY. Ecco, la possibilità di integrare l'e-commerce come Zapier o volendo anche con il tracking page. La funzione tracking page è una funzione molto molto comoda che ti permette di acquisire le informazioni sul comportamento dei clienti, che può essere inserito in un e-commerce, può essere anche messo in un blog, può essere anche messa su un sito esterno, può essere messa in qualsiasi pagina che esista anche al di fuori di Cartra. E quando qualcuno che è stato inserito nel tuo database di Cartra va su queste pagine, vengono collegate le informazioni, e questo collegamento ti permette di attivare degli automatismi. Okay? Per cui è vero che il carrello di Cartra non è paragonabile a WooCommerce o PrestaShop, ma non vuole neanche esserlo, perché poi PrestaShop e WooCommerce non hanno tutto il bagaglio che invece Cartra ha a suo vantaggio. Okay? Per cui, bene o male che sia, è differente, ma volontariamente. Domanda: si può utilizzare Cartra per creare un sito o una sezione del blog nel sito stesso? La risposta è sì, si può fare. Si può assolutamente creare un blog o un sito con Cartra. Si può fare, ma dipende. Dipende perché? Dipende anche da alcuni aspetti, cioè ad esempio quanti articoli o quanti post vuoi inserire all'interno di questo sito, all'interno di questo blog, perché se è troppo popolato, se ci sono troppi contenuti, non lo so se Cartra è lo strumento giusto. Dipende se tu sei una persona che scrive post una volta a settimana, una volta al giorno, una volta al mese, perché creare delle funzioni di scrittura, creare delle funzioni di scrittura oggi, creare spesso, scusami, ho dato una botta al microfono, alle cuffie, creare delle funzioni di scrittura troppo frequenti non vengono gestite in modo automatico con Cartra, mentre con WordPress potrebbero esserlo. Ad esempio, con un sito con molti post conviene sicuramente WordPress. Ad esempio, puoi mettere un sottodominio blog.dominio creato con Cartra.it.com, quello che sia, e in questo dominio creato con WordPress tu appopoli con dai una serie di post che utilizzi con il tuo blog. Se invece
devi creare delle landing page o delle pagine istituzionali, assolutamente farle con Kartra, perché Kartra ha delle funzioni enormemente potenti e te le mostrerò se non le hai preso anche il 10 dicembre durante il webinar sulla creazione di pagine con Kartra, perché molte delle funzioni che Kartra ha non sono così evidenti, ma sono potentissime, per cui se devi creare tanti post sicuramente va bene WordPress, perché alcune funzioni non esistono in Kartra, ad esempio gli RSS, i feed RSS, che possono popolare altre funzionalità alternative, oppure che possono creare sempre lo stesso che ne so, tipo mi viene in mente, io ho il blog sul sito Stefano Benvenuti, quando metto un nuovo post devo ricreare la barra laterale, perché non c'è, o meglio, la barra laterale deve essere aggiornata sugli ultimi articoli, mentre WordPress l'aggiorna in automatico. Poi ci sono cose che però WordPress non fa, però perché ad esempio per creare un sito, secondo me Kartra è il top, per un blog esiste WordPress. Questo è, è il mio giudizio. Rispondo a Paride, guardavo Gero, anche questo mi dà pagamento mensile. Io quando l'ho acquistato forse era in Early Bird, in versione iniziale, è possibile che adesso sia in abbonamento. Non conosco esattamente quanto costi oggi, è possibile che comunque sia in abbonamento. Gero è uno strumento paragonabile a Fanalytics. Tra i due personalmente trovo che Fanalytics è superiore, ma il costo è anche molto più alto, per cui non l'ho acquistato, non l'ho utilizzato quando costava così tanto, cioè preferisco acquistare Gero per quello che lo utilizzo io. Penso che vada bene, anche perché ripeto, io oggi mi ritrovo comunque di solito a partire da carta e penna, tutto quello che creo con Gero mi serve anche per memorizzare i funnel passati, per ottimizzarli, per seguire poi l'ottimizzazione e il ritorno sull'investimento che ho sui funnel stessi. È più utile per quella funzione che per la costruzione vera e propria. Domanda: le mail che invio vanno in spam? Che è questo l'argomento, quindi arriviamo al cuore della puntata, arriviamo al momento clou della puntata. Le mail che invio vanno in spam con Jack Sparrow, il pirata che si spaventa perché le mail vanno in spam. Però detto, a parte le battute, c'è da dire una cosa. Allora, facciamo una serie di ragionamenti. Faccio io per primo una serie di ragionamenti. Innanzitutto, molto dipende dalla qualità del dominio e della casella email. Anche se non piace dirlo, però è così. Cioè, se le tue mail vanno in spam, vuol dire probabilmente che la qualità del tuo dominio o la reputazione del tuo dominio non sono le migliori in assoluto. Devi lavorare per farti amare di più, per aumentare la tua reputazione, e parleremo anche di come fare, ok? Le mail pesanti con tante immagini, molti link, vengono sicuramente penalizzate, o perlomeno vanno, ad esempio, nella cartella promozionale. Se mi mandi una mail con 1000 immagini, con tante informazioni, con link che vanno in 1000 pagine differenti, quelle sono mail che vengono chiaramente considerate come mail promozionali, e se sono mail magari che partengono inviate da un link, da una mail che non ha mai scritto prima a quella persona, a quella casella, possono andare in spam. Ok? Bisogna considerarlo. Mail solo testo hanno una visibilità maggiore di quelle in HTML, perché quando le mail hanno foto, immagini o altro, sono email in HTML, ok? Se avete domande, chiaramente mettetele sotto, io le leggo intanto che vado avanti. Mail generiche, in questo caso caselle email generiche come info, sono penalizzate. Parlavo con una persona e dice: perché le mie mail vanno in spam? Perché mandi tutte le mail tutte dalla stessa casella, per cui sia mail di lavoro che mail promozionali, sempre da info, e alla fine questa casella viene penalizzata. Se devi inviare mail generiche, ha senso info, anche se secondo me info va bene solo perché viene ricordato, viene per ricevere mail info, ma per scrivere è sempre meglio il nome, ad esempio, di una persona. Se chi scrive si chiama Anna Maria, Anna Maria chiocciola sito. Se chi scrive si chiama Stefano, Stefano chiocciola sito, o benvenuti chiocciola sito, ok? O qualcosa di poco
poco formale, e lo-sito, ok? Cos'altro? Vediamo alcuni comportamenti che penalizzano. Per cui se pensi che questi comportamenti ti riguardano, ok, valutiamo, perché magari ci può essere qualcosa che può essere migliorato nei tuoi comportamenti. Vediamo un po'. Allora, parole troppo commerciali nel soggetto e nel corpo della mail. Magari tutto il titolo in caps lock, cioè tutto in maiuscolo, offertona del mese, oppure grande offerta, oppure sconto, 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 sconto. Addirittura c'è HubSpot che ha creato un libretto solo in inglese, solo di parole che devi evitare nei titoli, nei soggetti o anche all'interno del corpo delle mail. Per gli americani, per gli inglesi che usano Grammarly, che è un servizio di correzione, io non so perché gli americani sbagliano a scrivere anche nella propria lingua, vabbè, lo facciamo anche noi italiani, però quando scrivono su Grammarly, gli corregge la mail dicendo anche il tono di voce. Il tono di voce è quel tipo di sensazione che viene percepita quando stai comunicando. Se io ti dico che la un'email è formale, vuol dire che ha un tono di voce dedicato a un'attività con poca confidenza, ok? Quando invece il tono di voce è confidenziale, appunto, vuol dire che le persone si conoscono e utilizzano un linguaggio più diretto. In un caso si dà il lei, nell'altro caso si dà il tu, ad esempio. Per cui utilizzare un tono di voce che sia poco formale, probabilmente anche facilita la presa di conoscenza, la creazione di una relazione. Ma soprattutto utilizzare invece parole molto commerciali, offerta, offerta, sconti, 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 spesso manda le mail in promozionale o manda le mail, ancora peggio, vanno in spam. Immagini pesanti nel corpo delle mail. Quando noi dobbiamo, ad esempio, inserire un'immagine, facciamo attenzione magari di salvare questa immagine prima in un formato che sia poco pesante, perché se la mail pesa 200K, pesa un mega, una persona scriveva questa settimana, se non sbaglio, sulla pagina, non sul gruppo, che voleva inviare 2 giga di video tramite mail. Cioè è impossibile inviare 2 giga di video tramite mail. Possiamo tutt'al più mandare un link, mettiamo il video su Kartra, mettiamo il video su YouTube, su Vimeo, su Instagram, come ti pare, lo comprimi prima e poi lo carichi, e poi mandi nella mail un link per vedere questo video. Non dobbiamo mettere degli allegati troppo pesanti, perché questi allegati penalizzano la mail, che potrebbe andare in spam per questo. Le mail generiche come info sono viste male. Ora dici, ma a me però le riceve. Ok, le riceve perché evidentemente tu hai un'ottima reputazione sul tuo sito, ma le mail generiche sono viste male. Per cui una mail, se è personale, quindi con il nome di una persona, è meglio rispetto a una mail info. Un altro aspetto, usare una mail che appartiene ad un sito con una bassa reputazione su Google. Come conoscere la bassa reputazione su Google? Te lo farò vedere. Uno dei modi più semplici è vedere la velocità di caricamento di una pagina. Ad esempio, se il tuo sito è molto lento su Google, le pagine si caricano molto lentamente su Google, la tua reputazione, la reputazione che il server dà del tuo dominio è bassa. E se la reputazione che il tuo dominio ha è bassa, anche la tua casella email ha una reputazione bassa. Ok? Esistono, se vai su Google e cerchi page speed, velocità di pagina, page speed insight, esiste una funzione di Google che ti permette di vedere quanto realmente le pagine del tuo sito sono veloci, perché magari se il tuo sito ha una velocità di 20, 30 su 100 o di 40 su 100, è una velocità bassa. Se hai una velocità già intorno dai 70 in su, è una velocità buona, ok? Altri aspetti. Vediamo però, se abbiamo visto cosa penalizza, vediamo anche cosa premia. Ci sono alcuni comportamenti che sono premianti. Imposta SPF e DKIM nel tuo sito aggiungendo Cartranet nel SPF. Ora di che sto parlando? Sono aspetti molto tecnici che però bisogna conoscere. Lo so che non sei un programmatore, ma puoi rivolgerti ad esempio al tuo hoster,
Oster è chi ti vende il sito, ok? O puoi andare su Fiverr o su Upwork, che sono servizi di freelance, cerca qualcuno che te lo faccia nel tuo sito. Pagherai 20, $30, $50, ma lo fai una volta sola e non devi farlo più. Perché aggiungere Cartranet nel tuo dominio? Perché quando tu metti Cartranet nel tuo SPF, l'SPF cos'è? È come se tu dici. Hai visto quando tu mandi le mail e a volte c'è scritto la tua mail e poi inviata tramite Cartranet? Ecco, quello lì è perché è una dichiarazione che il tuo dominio fa al server di ricezione. Mettendo Cartranet all'interno del tuo dominio c'è coerenza tra ciò che viene comunicato al server di arrivo e ciò che c'è salvato nelle informazioni del server di partenza. Per semplificare, ora la metto molto semplice. In questo modo, se le informazioni sono coerenti, si evita il dubbio del server, perché i server hanno delle funzionalità di limite, freno, evitano di ricevere mail che non sono ben accettate, ok? E questo porta sì che fa sì che il tuo sito venga comunque percepito come di maggiore qualità o più affidabile rispetto a quelli che non hanno le informazioni Cartranet nel record SPF. Ora, non so cosa significa l'acronimo di SPF, ma sta di fatto che nel momento in cui questo c'è, le informazioni che il server riceve sono più coerenti. Un altro aspetto è non usare parole che penalizzano l'email, per cui evita di inserire offerta, 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 grande sconto o cose di questo genere. Inoltre, controlla la tua mail qua, cioè c'è questo servizio che si chiama Mail Tester, ok? Aspetta che sposto una finestra con i commenti che ricevo. Mail-tester.com. Queste informazioni io le inserirò all'interno dei commenti del video quando sarà finito. Vediamo se apro. Ok, apro questa pagina. Cosa succede? In pratica ti dice di inviare, controlla quanto sono spammose le tue mail. Cioè, se io vado qua, copio questa mail. Aspetta. Vediamo un po'. Broadcast. Vado la mail che dovresti aver ricevuto anche tu. Però non posso inviarla perché l'ho già inviata. Vado in una sequenza. Ok, allora vediamo un po'. La sequenza che dovresti aver ricevuto, che era la sequenza del lancio. Cerco di fare le cose pratiche, per cui vado qua. Ok, send test, lo mando a questa mail, inviata, ritorno qua, controlla il punteggio, ora lui sta controllando la posta in arrivo. Ecco, il punteggio delle mie mail è 8.4 su 10, niente male, la tua mail è quasi perfetta. Cosa mi dice? Che potrei. Non sei del tutto autenticato perché l'SPF, immagino. No, il DMA, DKIM è valida, non hai il record DMARC, ora manca questo. Cartranet non è inviato. Oppure questo qui, il testo del messaggio contiene errori. Il test, sono state due immagini, quindi l'attributo sul sito. Quindi in pratica tutti i dettagli vengono controllati e quando vengono spam assassin pensa che tu possa migliorare. Ecco qui, infatti manca l'header, manca il messaggio e via dicendo. Quindi mi dice dopo il tuo record SPF è valido, meno male. Per cui questo trucchetto. Questo trucchetto, che per me è una bomba, mail-tester, mail-tester.com, segnatelo perché è veramente molto utile e serve per verificare che le mail che tu stai inviando
sono fatte bene o fatte male, perché se sono fatte male ti dice cosa devi correggere, così eviti di andare in spam, perché tu è questo che devi evitare, perché se le mail vanno in spam tu puoi fare la più bella strategia del mondo, ma t'attacchi al cavolo perché nessuno riceve la mail. Ti piace questo consiglio? Spero di sì. Se ti piace, fammelo sapere e condividilo. Fallo sapere. Ma non è che devi condividerlo solo il consiglio, eh? Devi dire che chi partecipa alle live incartate o fa parte del gruppo Cartra Italia riceve tutte informazioni utili. Ecco, fatemi un po' di pubblicità così cresce la pagina. Io voglio far crescere questo gruppo, voglio tante persone dentro. La pagina ha superato i 200 contatti, eh? Grazie mille a tutti quelli che hanno messo il like alla pagina e fanno parte anche del gruppo. Quindi invitate persone nel gruppo. Daniele Lungarini l'ha fatto, complimenti, ha invitato persone, fatelo anche voi che mi state guardando. Altra aspetto. Allora, una cosa che è un dettaglio, però può essere utile, cioè puoi creare una pagina nel tuo sito che si chiama pagina whitelist. Come lo fai? Allora, anche in questo caso ti metto il copia e incolla alla fine. Esiste questo sito che si chiama AIM Email Delivery Jedi, cioè devi essere uno Jedi che combatte la forza nera. Contro la forza nera, appunto. Cioè, cosa fai in pratica? Devi creare una pagina per spiegare come evitare lo spam delle tue mail. Ora ti riassumo, in pratica loro ti dicono: queste sono le app principali. Compila i campi che ti vengono detti, si crea una pagina. Questa mail, questa pagina che si crea, dà tutte le informazioni. Se tu queste tutte informazioni le crei, ok? Le crei, le metti su una pagina. Questa pagina viene vista dal server e il fatto che tu abbia una pagina di whitelist significa che tu stai dicendo a tutti gli utenti che tu puoi stare nel whitelist, puoi essere salvato come persona affidabile, ok? Puoi essere salvato come persona affidabile all'interno della loro cartella di email. Per cui questo qui è molto utile. Puoi prendere tutto il testo e rimetterlo, anche se è in inglese, crea la pagina whitelist, perché avere una pagina whitelist ti fa alzare la reputazione del tuo dominio. Ricordati, se il tuo dominio ha un'alta reputazione, anche le caselle email del tuo dominio avranno un'alta reputazione e verranno ad essere accettate da tutti i server che ricevono, perché ci sono diversi server, c'è Gmail, Yahoo, Libero, Virgilio, cioè Libero e Virgilio, ad esempio, hanno uno spam assassin altissimo. Spam assassin è il sistema che filtra le mail. Un'altra cosa che ti consiglio sui comportamenti che ti premiano è questa: ad esempio, usa i form double opt-in. Usare i form double opt-in in Italia, a parte che è necessario però il fatto che quando una persona riceve la tua comunicazione, ha ricevuto una mail e ha fatto un'interazione con la mail ricevuta. Il fatto che abbia ricevuto la mail e ha avuto un'interazione premia te, per cui molto spesso il fatto che le mail non vengono ricevute dipende anche dal fatto che si sta utilizzando un opt-in singolo, perché le mail inviate a persone che hanno avuto un double opt-in hanno una reputazione molto più alta. I server vedono quante interazioni ci sono tra le caselle email che inviano e le caselle mail che ricevono. Perché se io invio mail e non c'è nessuna interazione, se non c'è questa interazione, la reputazione delle mie mail è bassa. Se invece c'è interazione, quindi la persona clicca e apre una pagina o fa qualcosa di richiesto, allora in quel caso la reputazione cresce. Un po' come i social, cioè quando c'è interazione, i social fanno vedere più spesso i contenuti che stiamo inviando. Siete d'accordo? Cioè, per voi è importante la reputazione, è importante l'interazione con gli utenti. Se tu mandi un comunicato, se mandi un'email, se mandi una sequenza e non c'è interazione, non c'è richiesta di interazione, non puoi neanche misurare qual è stato il successo delle tue comunicazioni, delle tue sequenze, dei tuoi broadcast e delle tue mail. Sei d'accordo? Chiedi a chi si registra di rispondere alla tua email in questo caso. Ad esempio, un trucchetto che faceva un americano che avevo seguito, di cui avevo seguito un corso, era quando le persone si iscrivono sulla mia pagina,
io gli faccio vedere un breve video. In questo breve video gli dico: allora, ti ho inviato una mail dalla mia casella che è hello@stefanobenvenuti.com. Controlla, se non lo ricevi, controlla anche in spam. E per me è importante due cose. Uno, che rispondi a questa mail, per cui se tu l'hai ricevuta, rispondi e mi dice: sì, l'ho ricevuta. Perché se non ricevo la tua mail di risposta, per me tu non l'hai ricevuta e allora dovrò rinviartela, oppure dovrei fare in modo che tu la riceva, perché tu adesso, se stai guardando questo video, è perché hai fatto opt-in e ti interessano le informazioni che ti voglio dare. La seconda cosa che ti chiedo è di salvare la mia mail tra i tuoi contatti. Clicca sul mio nome, ti apparirà, se sei su Gmail, il nome, fai su aggiungi ai contatti. Quindi se c'è interazione, ti hanno aggiunto i contatti, c'è una massima interazione, appunto, e quindi le persone hanno la reputazione che Gmail avrà delle tue caselle, delle tue comunicazioni, è sicuramente molto alta. Appunto, chiedi a chi si registra di aggiungerti ai suoi contatti. Quindi interazione e aggiunta ai contatti. Un'altra cosa, aggiungi il nome del ricevente o nel soggetto o nel corpo o in entrambi i casi. Quindi se tu hai delle informazioni, se la persona si chiama Stefano e tu mandi un'email per Stefano o inserisci: ciao Stefano, ti ho mandato questa mail per farti sapere, aumenta la personalizzazione. Aumentando la personalizzazione aumenta anche l'interazione, ma c'è coerenza tra le informazioni che il server ha sul possessore della mail e anche chi la sta ricevendo. Se tu mandi una mail generica, molto generica, gentile cliente, senza personalizzarla, è probabilmente una mail promozionale che può con grande facilità andare in spam. Ok? Qualcos'altro. Ah, un trucco veloce. Quando hai fatto tutto quello che ti sto dicendo e ancora sei sullo spam, allora il problema potrebbe essere sull'hosting, innanzitutto. Perché quando tutte le tue mail vanno sempre in spam, il problema può essere sull'hosting. Io, ad esempio, ero su un hosting prima, l'ho cambiato e da quando vado ho cambiato l'hosting del sito, il mio hosting, la mia deliverability, cioè la mia ricezione delle mail è migliorata. Vedo che i tassi di email sono cresciuti, di apertura delle mail sono cresciuti, quindi il problema può essere l'hosting. Ma una cosa che puoi fare proprio dall'oggi al domani, velocissimo, anzi dall'oggi all'oggi, da adesso che te lo dico a più tardi, cambia sistema di spedizione e attiva l'integrazione con SendGrid. SendGrid è uno degli strumenti, te lo faccio vedere, te lo trovi qua, aspetta che esco da qua. Era edit, ok. Se vado su My Integration, oh, vi sta piacendo quello che vi dico? Cioè, pensate che sia utile? Se pensi che sia utile, fammelo sapere, dammi un riscontro, perché sennò io parlo a vuoto. SendGrid è questo. SendGrid è un sistema per l'invio di email. SendGrid.com. Bene. Allora, puoi iniziare gratuitamente e hai qualche migliaio di mail. Ti dico, se devi inviare funzioni, una volta che sei dentro, puoi anche integrarlo con carta molto facilmente. Poi c'è l'informazione tecnica che te lo dice. Nel momento in cui hai integrato questo, tutte le mail vengono ricevute tramite SendGrid. Però è una forzatura, perché secondo me è più corretto andare a lavorare per aumentare la qualità e l'affidabilità del tuo sito. Perché SendGrid è proprio quello che viene chiamato un white server, cioè ha un white server, però innanzitutto prendi un sistema che è in aggiunta, per cui paghi qualcosa in più, mentre se fai quello che ti sto dicendo, crei una relazione più nel tempo. SendGrid può andare bene, ad esempio io ce l'ho, adesso lo uso anche per altre cose, ma ce l'avevo perché molto spesso inviavo mail sopra il limite che c'era, delle 15.000 mail al mese, e in questo modo, superando quel limite, avevo la possibilità di Ok, avevo anche la possibilità di inviare fino a 100.000 mail al mese o qualcosa del genere. Ok, per cui questa era l'alternativa. Ritorniamo qua. Quindi il trucco veloce è quello di
di cambiare invio tramite SendGrid e l'argomento di come evitare lo spam è affrontato. Chiaramente, se ci sono domande e hai bisogno di informazioni specifiche per il tuo caso, lasciale qua sotto nei commenti e io leggerò e se posso rispondere, risponderò con piacere. Ti invito, come sai, a provare Kartra a $1 per 14 giorni. In questo modo riceverai da me due campagne omaggio, uno per gestire preventivi, l'altro per quella della chiappa clienti, e inoltre hai 30 minuti di consulenza di orientamento che possiamo fare tramite Zoom, dove puoi anche registrare la call per affrontare diversi argomenti, per farmi le domande che ti interessano riguardo a Kartra. Ti ricordo che il 6 dicembre è il limite per acquistare il biglietto per il webinar online in cui parlerò di come creare pagine col builder di Kartra, come passare dal livello principiante al livello esperto in un paio d'ore, come creare bellissime pagine, come creare empatia e relazione partendo da quello che è ciò che vede il tuo cliente quando viene sul tuo sito, ok? Quindi il webinar che dura 2 ore, oggi lo paghi €57 invece di 97, il prezzo varia il 6 dicembre, ma gratuitamente puoi avere qualcosa già subito, cioè se vai sulla pagina di stefanobenvenuti.com puoi accedere ai video tutorial gratuiti che ti spiegheranno come funziona Kartra, e inoltre se vuoi io posso darti due tipi di supporto, una consulenza a progetto e una consulenza a tempo. A progetto lavoriamo su una campagna specifica che può essere sviluppata con diversi livelli di intervento, o con una consulenza a tempo dove in base alle tue domande rispondo e risolvo i tuoi problemi. Se mi vuoi contattare, mi scrivi a hello@stefanobenvenuti.com o sulla pagina Kartra Italia o sul gruppo Kartra Italia. Per questa settimana è tutto, io ritorno qui live, vediamo un po'. Benissimo, allora grazie per chi mi ha seguito fino ad ora. Io ricopierò adesso sotto nei commenti i link che avete visto durante la live, quello delle mail tester e l'altro sulla whitelist, la pagina whitelist. Spero che ti sia servito, spero che vi sia servito. Sono alcuni trucchetti che ho trovato online che venivano consigliati, alcuni io già li ho applicati, altri no. Quello delle mail tester è molto comodo, soprattutto se vuoi capire dove sono i problemi delle mail che stai inviando, ok? Allora, noi ci vediamo la settimana prossima. E se hai qualsiasi domanda, ti ricordo che il gruppo Kartra Italia è un gruppo aperto a ricevere qualsiasi domanda. È un gruppo privato perché bisogna chiedere l'accesso, ma è un gruppo aperto a ricevere qualsiasi domanda e funziona bene quando ci sono le domande, cioè le risposte le ottieni se fai le domande. Se non fai le domande, non hai nessuna risposta. Ok? Allora da me Stefano Benvenuti, da Roma, a presto, è tutto, buon weekend. Come si chiude? Qua. Ciao!